Esploriamo gli strumenti che ci mette a disposizione Google, in aggiunta ovviamente a quello della posta elettronica che conosciamo e sul quale non ci dilunghiamo. Quindi dobbiamo fare accesso al sistema inserendo il nome utente, faccio ecotest, @gmail.com, questa è la mail che abbiamo creato, facciamo clic su avanti. Mettiamo la password, io tolgo sempre il resta connesso, anche se sono a casa mia, e mettiamo la password che abbiamo stabilito in Scuola Paceco e facciamo clic su Accedi. Si è caricata la pagina Gmail, va bene, in questo momento lui ci sta proponendo di scaricare Chrome, ma non ci interessa, quindi faccio clic su no. Se guardo la schermata, noto questi quadratini e compare la scritta App Google. Quindi faccio clic e vedo che compaiono una serie di possibilità. Quindi queste sono tutta una serie di ambienti, pagine web, di siti web, sono una serie di siti web che Google ci mette a disposizione con servizi che sono spesso assolutamente utili per la scuola. Ad esempio, ricerca, va bene, la pagina di ricerca la conosciamo. Questo con lo scudetto è una pagina che ci consente di stabilire le impostazioni per l'account che abbiamo appena creato. Questo fa accesso alle mappe di Google, questo fa accesso a YouTube. Abbiamo, dal momento in cui abbiamo un account Google, abbiamo direttamente automaticamente un account su YouTube. Queste sono app del Google Store. Questa è la pagina che apre una raccolta di notizie dai giornali. Questa è Gmail che abbiamo già aperto in questo momento. Questa è una delle cose più importanti in assoluto, Drive, su quale perderemo un po' di tempo per fare delle spiegazioni, perché ci mette a disposizione un'intera suite di tipo Office, interamente online, interamente gratuita, perfettamente condivisibile con compagni, colleghi di lavoro, eccetera. Poi abbiamo ancora calendario, foto, traduttore. Google Plus è una pagina di un social network di Google, peraltro non molto frequentato, ma che ci consente di fare una pagina personale, condividere su questa pagina dei contenuti. E poi abbiamo ancora, scopriamo altre parti, abbiamo documenti, documenti è una parte di Drive, qua ulteriormente specificato, la rubrica dei contatti, un ambiente per andare ad acquistare online, un ambiente dove ci possiamo andare a vedere dei libri che Google ha digitalizzato in tutto il mondo. Hangouts è per fare delle videochiamate, un servizio un po' simile a quello di Skype, e blog serve per creare dei blog, per l'appunto. Fermiamoci qua, adesso nel prossimo contributo andremo a vedere uno per uno, o quasi, non proprio tutti, questi diversi ambienti cui abbiamo accesso.